Buon pomeriggio Gianni, benvenuti e bentornati all'appuntamento Tu per Tu con TSR. Vi ripropongo questa rubrica come feci l'ultima volta in occasione della sosta per parlare un po' e un po' analizzare l'andamento che sta avendo il Modena in questo periodo. Però per farlo voglio partire dalla promozione che abbiamo ottenuto l'anno scorso. In aprile abbiamo battuto il Pontedera, siamo andati in Serie B, super mega feste, una liberazione, una categoria che ci appartiene, l'abbiamo riagguantata grazie al patron Rivetti, grazie a Vaira e ci avete fatto vivere veramente un film stupendo. Poi per come è venuto, battendo gli acerrimi rivali della Reggiana, è stato ancora più bello. Ma chiuso un capitolo, se ne apre un altro e si apre il capitolo della Serie B. La società, attraverso il patron Rivetti, ha dichiarato che grazie a questa promozione ottenuta con anticipo, il Modena ha avuto l'occasione di partire con largo anticipo a programmare la stagione della Serie B. E quindi anche il calciomercato, perché è stato programmato le iniziative all'interno dello stadio, la ristrutturazione, la rizzolatura del Braille che ne aveva assolutamente bisogno. Insomma, la società Modena è intervenuta in maniera massiccia all'interno della struttura societaria, inserendo anche nell'organico societario persone nuove e all'interno della struttura Braglia è stato inserito tanto altro, accordi con il sindaco, ma veniamo anche all'area tecnica, alla parte tecnica, quindi di competenza di Vaira. Ovviamente anche lui è partito con anticipo per cercare di acquistare dei giocatori, ha acquistato Gargiulo, ha acquistato Coppolaro, ha acquistato De Maio, Battistella, Falcinelli, Diò. Acquistato, vabbè, Guibre che doveva andare via Azio, è rimasto, poi ho dovuto darlo in prestito alla Reggiana, Panada, Cittadini, ha ingaggiato dopo, ha dovuto ingaggiare anche Poli perché si è infortunato Gargiulo, e speriamo di averlo, credo a dicembre a questo punto, ma forse nell'anno nuovo, cercando di ottenere una buona condizione fisica. E ha dovuto cedere Minesso, Ciofani, Scarsella, Marotta, Gunseie, Baroni, poi ha dovuto cedere anche altri giocatori. Cioè, insomma, c'è stato un buon mix tra acquisti e cessioni. Ma quello che mi domando era perché acquistare determinate scommesse? Voi mi dite, ma quali scommesse, al di là di Cittadini, Panada e Battistella e anche Coppolaro, anche Falcinelli una scommessa, perché? Perché comunque un giocatore che è stato, cioè quando è arrivato a Modena tutti si potevano attendere, ah beh, arriva Falcinelli, un giocatore che ha giocato in Serie A, un giocatore che ha fatto anche dei campionati esteri alla Stella Rossa, però guardando a modo il suo curriculum, se analizzate bene, non è che ha fatto chissà quali stagioni, chissà quali stagioni con tantissimi gol, a parte credo Perugia, Crotone in Serie A. È sempre stato un giocatore un po' da guardare con attenzione, perché può beccarti l'anno buono come ti può beccare l'anno non buono. Quindi è anche una scommessa. Io, a onor del vero, un po' mi spiace, ma io mi aspettavo un campionato di simile da Facciolino. Cioè, teoricamente io mi aspetto come da Dio tra i 10 e i 12 gol ciascuno, ho sempre detto nei miei video, però sono sempre stato un po' su chi va là, non mi è mai sembrato un giocatore che avesse dalla sua parte la costanza, tipo un Coda, no? Intendiamoci, tipo un Coda. Quindi è lì, può fare gol come non può farlo. Dio, anche lui è stata una scommessa, al di là della super annata che ha avuto con il Pordenone. A Monza non ha fatto bene, con il Vicenza ha fatto credo 7-8 gol in un intero campionato, quindi anche retrocesso con il Vicenza poteva essere una scommessa, attualmente sta rendendo bene, quindi non c'è nulla da dire. Quindi se analizziamo bene i reparti del Modena, portiere, non ne parliamo, Gagne è una garanzia, tutti ci aspettavamo che partisse titolare anche in questa stagione. Passiamo alla difesa, la difesa. Nato via Cioffa, è stato ingaggiato Coppolaro, che
che anche lì è una mezza scommessa, cioè Copolaro può rendere bene in Serie B? Per ora abbiamo visto non delle prestazioni bruttissime, ma neanche delle prestazioni stupende. È sempre, a me non dispiace Copolaro, però va sempre, cioè non mi sembra un giocatore che ti fa fare quel saltello in più, no? Diciamo così. Per Greffi e Silvestri ci hanno permesso di vincere il campionato grazie alle loro prestazioni l'anno scorso, però rimangono un punto di domanda all'interno della Serie B. Difatti non sempre tessere di schiera titolare, talvolta che alterna con Cittadini. Cittadini è stata una scommessa vinta attualmente. Passiamo al terzino sinistro, il caso Azzi, poi dopo ne parliamo. Renzetti, Ponzi sono rimasti. Centrocampo sembra il reparto un po' più completo, che dà forse un po' più di garanzie. Forse Gerli poteva essere una scommessa, non ha calcato tantissimo il campo della Serie B, ma si vedeva che prima o poi ci doveva arrivare, non può stare in Serie C un giocatore di questa bravura, deve giocare almeno in Serie B. Armellino è un giocatore che ha calcato tantissimo la Serie C, ha fatto qualche campionato di Serie B, quindi ci possiamo aspettare un rendimento giusto, non da fenomeno, ma neanche da uno che deve retrocedere. È stato ingaggiato Gargiulo, poi la sfortuna ha voluto che si infortunasse, che ha ottenuto la promozione l'anno scorso con il Lecce. Magnino ha giocato fino all'anno scorso in Serie B, ma non mi fa entusiasmare, però diciamo che se la cricchia, dai, diciamo così. Poli comunque è stato ingaggiato anche lui, è il nostro, diciamo, top player del centrocampo. La Serie B lui non c'entra niente, ha sempre cagato campi di Serie A. Battistella, a me dispiace tantissimo perché secondo me è un giocatore che può rendere tantissimo, lo rivedremo probabilmente l'anno prossimo. Panada è una scommessa anche lui, sta facendo bene, come Cittadini, che lui, ormai secondo me lui è un crack, lì davanti Tremolada, Giovannini, Mosti, Marsura, che anche lì io Marsura, il perché è stato ingaggiato Marsura? E perché se eravamo partiti con una programmazione, diciamo, lungimirante, perché ci siamo dovuti correre come dei matti a cercare l'ultimo giorno di calciomercato ad acquistare un attaccante? E ci siamo dovuti ripiegare su Massura, che non è un attaccante, è un'ala, diciamo così, una mezza punta, no, facciamo un'ala. Non c'entra nulla con un attacco, con l'attacco, non c'entra nulla con un 4-3-2-1, perché lui ha giocato nel 4-2-3-1, giocava l'ala destra, alla sinistra, adesso non so bene come lo impiegava D'Angelo, ma comunque giocava di davanti come ala. Quindi perché fare questa valutazione? Perché non andare a prendere Coda? Ha detto di no, per l'amor di Dio. Coda ha preferito cercare di andare in Serie A con il Genoa, l'ultimo contratto importante che poteva ottenere. È legittimo che lui abbia rifiutato Modena per il Genoa. Ma perché andarsi a ridurre a prendere Marsura e andare a offrire 2 milioni, non so, solo col cartellino, con ingaggio, con tutto quanto, per Sibilli? E siamo arrivati a Marsura. Perché non Torre Grossa? Potevamo anche cercare di insistere ad andare a prendere Torre Grossa. Tanto Torre Grossa, ok, poteva avere una via preferenziale per ritornare a Pisa, ma se il Modena si faceva vivo, cioè poteva anche venire Torre Grossa a Modena. Non credo che lui doveva per forza rientrare a Pisa. Per me lui è nato a Pisa un po' perché si è trovato bene, un po' perché magari è una questione di ingaggio, eccetera, ma se Modena si inseriva, secondo me la forza economica del Modena è importante, lo poteva andare a prendere Torre Grossa. E che era una certezza. Cioè, abbiamo fatto un calciomercato forse più da scommesse che da certezza, anche la scommessa, per me è la scommessa del Maio. È retrocesso l'anno scorso con il Vicenza. E avere inserito un giocatore di 35 anni, credo, all'interno di un pacchetto difensivo che comunque ha esperienza, non mi fa porre dei punti di domanda. Perché non andare, l'ho detto anche negli altri miei video, perché non andare a comprare un giocatore tra i 25 e i 27 anni che ha avuto dei buoni campionati di Serie B alle spalle, fare un investimento alla Gargiulo e avere un giocatore in casa che poteva crescere all'interno della rosa, perché diciamocela tutta, per Greffi non è che potrà durare all'infinito, anche Silvestri, comunque ha 31-32 anni Silvestri. Io
sarei andato a prendere un giocatore di 25-26 anni che stava in questo anno nel Modena e l'anno prossimo avrebbe avuto l'occasione di giocare titolare già avendo un anno di esperienza all'interno della squadra Modena. Ci poteva anche stare. Questo secondo me è un discorso lungimirante. Alla Gargiulo, è semplice. Lì Baira, francamente, non ho capito bene qual è stata la sua linea guida per comporre la rosa del Modena. Attualmente siamo, credo, alla 15ª posizione, non vorrei sbagliarmi, fuori dalla linea dei play, fuori dai play-out, no? Però comunque siamo a 14 punti, noi, Benevento e Cosenza, siamo quelli, ragazzi, siamo in piena zona play-out. Ma terminando questa analisi della composizione della rosa da parte di Vaira, voglio passare a fare un'altra analisi, quella del campo. Sapete perfettamente che adesso non stiamo attraversando un periodo brillantissimo, ma lì vorrei però fare le classiche quattro chiacchiere, no? Come se avessi Tessera di fronte. Mi risulta un po' strano quest'ultimo periodo, in particolar modo come stiamo affrontando le ultime partite, Palermo, Perugia, Cittadella, Pisa, la metto anche dentro, perché mi preoccupano i secondi tempi che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato in queste partite. Mi sembrano dei secondi tempi che stiamo un po' arrancando, stiamo un po', non stiamo più rendendo come rendevamo prima. Se vi ricordate bene, abbiamo fatto quelle tre vittorie consecutive grazie ai secondi tempi. Abbiamo battuto la Regina con il gol di Diu nel secondo tempo, siamo andati a vincere ad Ascoli con due reti nel secondo tempo. Abbiamo battuto il Como, lì eravamo partiti a sprombattuto, abbiamo distrutto il Como con 5 reti, abbiamo fatto una grande rimonta contro la Cremonese nel secondo tempo. Con la Ternana, un'altra vittoria che abbiamo fatto, l'abbiamo agguantata, l'abbiamo chiusa nel secondo tempo. Cioè, vedete, tutti i secondi tempi ci hanno quasi portato ad avere i punti che abbiamo. Cosa che però non ci sta portando attualmente nei secondi tempi. Con il Palermo nel secondo tempo non abbiamo avuto la reazione per poter almeno aprire la partita. Poi abbiamo pareggiato con il Cittadella e lì nel secondo tempo addirittura rischiavamo di perderla per colpa di Azzi, quindi Gagno ha fatto un miracolo. Con il Perugia lì non abbiamo avuto la forza di vincere nel secondo tempo. Cioè, come ho detto nel video di Modena Perugia nel post partita, vedo un'involuzione, ma si vede perfettamente che i nostri secondi tempi non sono come, diciamo, i primi tempi. I primi tempi sembra che noi vogliamo partire per cercare di sbloccarla, di fare almeno un gol, due gol, e poi andando avanti con il corso della partita iniziamo a avere un po' un calo. Se vi ricordate bene, l'anno scorso, sempre i secondi tempi ci hanno permesso di quasi di centrare la promozione. Vi ricorderete meglio di me il gol al 91esimo di Scarsella contro il Gubbio, il gol al 91esimo contro il Pescara, il gol al 91esimo a Imola, per non parlare del gol che abbiamo fatto, che Gagno ha fatto contro l'Imolese in casa, i 3 punti che abbiamo ottenuto contro la Lucchese. Ovviamente non è che abbiamo vinto solo nei secondi tempi e solo al 90esimo, però faccio anche l'esempio: la partita contro il Pontedera l'abbiamo vinta quando abbiamo vinto 2-1 contro di loro, per esempio, l'abbiamo vinta nel secondo tempo. Cioè, quindi il Modena sembra che abbia una scossa e ha una prestanza fisica migliore nel secondo tempo, cosa che nelle ultime partite non c'è stata. E quindi è lì che mi domando il perché di questa situazione. Vuoi magari la condizione fisica di alcuni che non stanno rendendo o stanno iniziando a rendere meno rispetto a prima. Secondo me c'è un po' un problema all'interno della squadra. Quindi qui faccio la domanda al mister: il perché abbiamo questi secondi tempi che vanno in calo? Lo faccio anche a noi tifosi, no? Questa domanda, cerco
di pormi queste domande e di porvi queste domande. E poi arriviamo anche al caso Azzi. Azzi ormai abbiamo parlato, i giornali ne parlano, i social ne parlano, Azzi è un po' sulla bocca di tutti, perché questo giocatore qua è sempre, noi ci aspettiamo sempre, no, di rivedere il vecchio Azzi, quello che ci ha fatto innamorare di lui l'anno scorso, però dobbiamo fare i conti con la realtà che la Serie B non è la Serie C. Quindi posso capire un periodo di adattamento all'interno del campionato che ci sta, ci vuole del tempo, ma mi pongo anche un'altra domanda. Se è un giocatore che a 28 anni non è mai esploso definitivamente e non ha mai calcato o ha calcato pochissimo il campo della Serie B, mi domando il perché. Non vorrei che questa sua sensibilità, che lo sta portando a non fare delle buone prestazioni, non sia stata la sua croce, la sua chiave per non poter fare questo genere di campionati. Se a 28 anni ha calcato pochissimo il campo della Serie B, ci sarà un motivo. Ci sono anche dei giocatori che sono esplosi più tardi, assolutamente. Non vuol dire che se non ha mai calcato campo di Serie B e lo calca adesso vuol dire che è un brocco, assolutamente no. Però, insomma, una delle domande se le pone, se le cerca di fare, se cerca di capire il perché di queste situazioni, perché Paolo veramente è un giocatore, io l'ho visto contro il Perugia l'ultima partita, quando non gli venivano i dribbling, io l'ho visto tornare indietro e fare un urlo fra sé e sé di frustrazione. Quindi vuol dire che non sta vivendo serenamente questa situazione, è veramente per lui è un po' logorante, no? Quindi è una gestione da parte di Dessert molto molto delicata. E poi ci agganciamo anche a un ulteriore discorso, come adesso metto anche dentro Facinelli, faccio un discorso su, appunto, su Facinelli, su Azzi, e mi riallaccio anche a dei giocatori che sono in panchina, che guardano appunto i loro competitor, quelli che giocano titolari al loro posto, e mi immagino che si facciano due domande del perché loro non giocano. E altre domande vi pongo. Tessera ha voluto modificare il modulo dal suo solito 4-3-2-1, 4-3-1-2, anzi, insomma, quello che è, e a Cittadella è andato a giocare col 3-4-1-2. Ma se lui vuole cambiare e crede in questo tipo di cambiamento, perché non riproporlo contro il Perugia? Poteva stare, no? Io voglio cambiare il modulo, voglio cercare di dare una scossa diversa, ripropongo lo stesso modulo. Invece no, è ritornato il 4-3-2-1. Quindi perché aver fatto quel cambio contro il Cittadella e a Perugia siamo tornati sui passi soliti? C'è qualcosa che va rivisto, c'è qualcosa che... O è stata solo una mossa della serie, tutti mi chiedono di fare qualcosa, di cambiare qualcosa, faccio vedere contro Cittadella che io cambio, poi visto non abbiamo giocato bene, ritorno al vecchio modulo. Non lo so, fossi stato in tessera, se io credo fermamente che bisogna cambiare il modulo per cercare di cambiare e riottenere i risultati, proseguo su questo modulo, non torno indietro. E invece è tornato indietro, quindi vuol dire che questo cambio non lo convinceva, e perché farlo a Cittadella? Insomma, sono tante le domande che mi pongo. E perché dovrebbe giocare sempre Falcinelli se incide di più nei secondi tempi? Nel guardacaso, gli unici due gol che ha fatto è stato contro la Ternana nel secondo tempo e contro l'Ascoli nel secondo tempo. Ha inciso di più nel secondo tempo piuttosto che durante l'inizio della gara e durante la partita. Tante domande ci sono, tante domande mi pongo, tante domande vi pongo. Andiamo ad affrontare il Parma con tanti interrogativi che mi auguro che durante questi 10 giorni si riescano a risolvere, ma ci vorrà del tempo. Vi chiedo
a voi tifosi di andare in tantissimi a Parma. Io cercherò di andarci perché sta anche a noi dar supporto ai gialli, dar supporto al canarino perché ne ha bisogno. Quando la squadra è un po' carente, un po' sfiduciata, ha bisogno del tifo. Noi siamo bravissimi, noi sappiamo come incitare i ragazzi, per cui chiedo a voi tutti di andare a Parma e a sostenere i gialli. Ho fatto questo video per cercare di porvi delle domande e ci vediamo al post partita di Parma-Modena. Dai, gialli!